Riscoprirsi è la parola con cui descriverei il laboratorio. E la curiosità. Io direi che la parola giusta è benvenuta. Vorrei partire dalla parola scoperta. Allora parto. Sorpresa. La mia parola è casualità. Sono gratitudine, tantissima. E la seconda parola è fascino. La parola con cui rimango è l'ascolto. Io sono arrivata qua in Italia un mese fa. Da pochissimo tempo sono qua in questo paese. Si dimentica un po' le emozioni rispetto ad eventi passati e questo mi aiuta a ricordare, a non rimuovere. C'è questo che è il fiore del mio bouquet da sposa. Sono 20 anni che non metto più crocetto, per cui non so come mai c'è questo oggetto che mi porto sempre dietro e racconta di me, di quella che ero, e forse non la voglio lasciare andare. L'ho scelto perché questo vestito rappresenta esattamente l'imposizione che mi è stata data bambina, quindi rappresenta il non avere scelta, rappresenta l'imposizione di un ruolo, semplicemente il essere come mi dicono che devo essere, senza dover chiedere perché. E senza poter chiedere perché. Questa linea è partita in realtà da una ricerca identitaria di comunità, di voler appunto trovare altre ragazze simili a me, perché purtroppo per tutta la mia vita ero sempre l'unica, sempre l'unica, sempre l'unica, e questo mi ha creato tanto scompiglio nel passato. E forse mi ha fatto arrivare anche in ritardo su tante altre cose. Se avessi avuto più consapevolezza, probabilmente alcune cose le avrei fatte prima, però pensavo di non poter osare, di non poter ambire. In quell'anno lì un augurio per l'avvenire. Poi ho trovato, da un po' di tempo sto usando una matita che rappresenta il mio presente, che c'è scritto try, nel senso di tentare. Questa macchina rappresenta per me proprio il dolore e la sofferenza per l'arte, perché è una di quelle cose che ti insegna a soffrire e a capire che l'arte costa investimenti non solo economici, ma anche di sentimenti, di tempo, di impegno. Ok, questo anello abbiamo comprato io con la mia moglie, e lei è diventata mia moglie adesso. Questo è il primo anello. E poi non ce l'ho altro per il passato, perché quando siamo usciti dal nostro paese abbiamo lasciato tutto. Terzo oggetto è il mappamondo, che è qui vicino, che per me rappresenta il mio futuro, che si esprime come un forte desiderio di condividere le esperienze vissute nei diversi paesi del mondo, nei tempi diversi e regimi politici diversi, per creare un mondo migliore che possiamo lasciare ai nostri figli. Ho sentito il bisogno di mettere ordine nella mia vita, mi è sempre piaciuto scrivere, raccontare storie, però ho sempre pensato che non fosse il mio talento, pensavo che, visto che mi riusciva facile, questa, diciamo, mancanza di un qualcosa che dia un senso, che faccia sentire, che comunichi qualcosa con la tua arte, mi manca tantissimo. E quindi, ripartendo da me, scrivendo, conoscendo gli altri, voglio in futuro raccontare storie che ne valga la pena, che servano a tutti, e quindi la mia camera. Voglio che non debba di nuovo scappare all'estero per riuscire ad ottenere una condizione lavorativa che ti dia sempre non la libertà, meno la dignità. Quindi ero curiosa perché volevo capire, insomma, stare con le altre donne di altre origini, e per me imparare nuove cose, imparare nuovi modi anche di
di comunicare, di lasciarsi andare. Quindi questa un po' è stata una nuova, diciamo, scoperta, e per me è molto interessante. E per me è stato uno spazio di benvenuta, di accoglienza, di fratellanza tra donne di diverse origini. E sono veramente molto contenta di aver avuto questa prima esperienza in Italia e in questo modo, in questo spazio, e che queste siano le prime persone che conosco nel paese. Per me è stata una scoperta continua di nomi, storie, sentimenti, emozioni. A volte per scoprire il mondo non serve andare lontano, prendere il treno o l'aereo. A volte basta rimanere in silenzio e ascoltare. Ascoltare la vita e i sogni delle altre persone. Centinaia, migliaia di persone che passano accanto a noi ogni giorno, ogni settimana, ogni anno, di cui noi non conosciamo nulla, ma dietro ogni volto c'è una storia che fa parte di una storia più grande, di una etnia, di un popolo, di una migrazione, di una guerra, un successo mondiale. E noi tutte ne facciamo parte. La parola con cui rimango e l'ascolto, sento che questo che mi ha dato il corso, sento che è questa la restituzione che faccio anch'io, sull'ascolto alle altre persone, l'ascolto verso me stessa e l'ascolto verso chi come me si sentiva identificata con ogni storia, con ogni parola che ognuna diceva e raccontava verso alle altre. Per me è stato, come dire, ascoltare per saper utilizzare le parole giuste ogni momento. Riscoprirsi, perché attraverso il racconto di sé, l'ascolto di quello altrui e il confronto delle diverse percezioni ho potuto riscoprire alcuni lati della mia persona. E questo è stato possibile grazie alla condivisione sincera e sentita delle compagne che hanno preso parte al laboratorio e che hanno fatto sì che si formasse una speciale sinergia e che tutto ciò rendesse questi martedì di lockdown un appuntamento piacevolmente atteso. Sorpresa! Mi sorprendo ogni sera di come la condivisione e il rispecchiamento mi allevino dalla fatica di questo momento. Nella storia di ognuna trovo qualche cosa di me, qualche cosa della mia storia, e spero di essere altrettanto un contenitore di vissuti in cui qualcun'altra possa vedere parti di sé. E come tutte le cose belle che mi succedono nella vita, è stato il caso portarmi qui, non so perché ci sono finita, non so perché vi sto conoscendo un pochettino di più, ma questa cosa mi piace, come tutte le cose inaspettate che succedono, ha tutte le caratteristiche della sorpresa, è stata una sorpresa conoscervi e sta arricchendo me e la mia capacità di stare al mondo. Perché aver ascoltato le storie, i racconti vissuti delle mie compagne è stato di grande ispirazione per la mia vita, mi ha fatto riflettere su tante cose come il riconoscersi, il lottare per i propri sogni, il muoversi e essere in cammino per cercare il proprio destino, per qualcosa in più, ma per la ricerca della felicità, qualcosa che veramente ci accomuna tutte, e voglio che il ricordo di questo workshop sia un'ispirazione per cercare un giorno di essere un po' come le mie compagne, ovvero essere delle donne in cammino verso un futuro luminoso, e che questo futuro sarà necessariamente di tutte, perché se non lo è di tutte non abbiamo vinto.